Ehi la ciurma, io sono Mazzetesse, pronti per la battaglia finale? Questa è la battaglia finale di Expeditions Viking, credo la battaglia finale, perché è abbastanza verosimile che sia così. Ah, lei non ha anticipate opening, per cui aspetta e basta. Ah, gli ha curato il demoralized, poverino, povero cucciolo. Anche a lui, poverino. Venitemi addosso, dai! Siete gente inutile. Ah, ci sono anche delle trappole là per terra. Sembra, credo che queste siano delle trappole, forse. Ci avrei scommesso! Perdona che c'è ben due healer e mezzo. No, 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 non di nuovo su di loro. Kaiser me ne ha tirate giù una così, giusto per... Ah, e non sono avanzati per niente. Porca pupazzo, mi sa che sta battaglia l'abbiamo iniziata male. Ah, Revive non può farlo perché è troppo lontano. Dove è l'altro healer? Samur. Vai a curare Ketil. E, no, anche Roskva cura per piacere. Cura. Riesce a curare qualcuno? Vai a curare Gunnar. Ma anche Eidis aveva delle curine, vero? Se non ricordo male. Sì. Let me take a look. Ce l'ha l'interrupt lui, sì. Lei ha già agito. Tu vai interrupt. Cioè che poi non è interrupt, è un anticipate opening. Ma perché dall'alto ci vede? Scusa, dovremmo essere dietro le mura, no? Oh, uno che si è preso delle belle pizze in faccia, un altro che si è preso delle belle pizze in faccia. Pure, di nuovo, dai! Ah, è vero, non ho fatto i buff di Gunnar. Avrei potuto. Avrei dovuto, forse, più che altro. Isn't so bad. Let me help. Ha! Very good! E poi chi è che ha l'acqua qua? Io avevo dell'acqua un tempo, ma io sono per terra. Poi ho un revive qua. Primo giro già per terra, figura. Messo benissimo proprio. Ah, ok. Però c'è una puncture. Perché l'interrupt non è... Allora, facciamo che... Tanto fai un ranging shot qua, che male... Che male non fa. Allora, due... No, non li possiamo fare.
Neanche Katie riesce a farne due. Questi sono tutti avvelenati, tra l'altro. Samur, togliergli il veleno, Thank you. Quello non lo riesco a pigliare. Se gli sparo fuoco questo. Com'è che sono in cover tutti quelli? Dai. Giù per terra. C'è un sasso, sì, vai col sasso. Vabbè, niente, facciamo allora. Favored by tier. Per anticipate. Io posso fare qualcosa? Posso ispirare qualcuno a fare qualcosa? Potrei ispirare, però il Fire Arrow è una volta soltanto. Non serve a niente farlo di nuovo. Vai con Anticipate. E tu lancia un sasso giusto per... Ah, gli ha fatto un danno comunque. Non è un bel combattimento, visto che l'abbiamo iniziato male. Andato? Yes. Mi dire che si è buggato, dai. Dai. Invece sì. Che barba. Non si può neanche uscire. Ok, l'ha sbloccato. Ho sprecato un Numbing Tincture, ma neanche troppo, dai, perché era comunque ferito. Allora, Kaiser. È durissimo. Aife fa più male. Due da 80, vai con due da 80, vai. Se. Ah, non ho guardato se. Tu ce l'hai ancora Burning Arrow? Questa non l'ho mai avuta. Sì, ce l'ha.
Togli il veleno, magari. Let me take a look. My thanks. E se ora toglilo a Slayfre. Good. Good. E continuerei ad aspettare in realtà. Tu fai Centered. Anticipate. 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 Mi sono rimandato il rinforzo, ok, ma sono tutti corpo a corpo, per cui quella che mi dà più fastidio è Redguard da stessa, perché penso che può essere un bel problema. Aia! Il demoralize no. Allora, Roscoe e Corapurine, sì, però c'è quello in mezzo ai piedi, che sono qui. Allora, ce l'ha Fire Arrow. Hailstorm, sì, ma allora due hanno lo scudo, il terzo no. Fa molto meno danno che non sparargli direttamente la freccia in faccia. Però devo spostare. Allora, no, spostiamo lei. Lui. Cura. Poi togliti. E mi rimetto. E si rimette. Fa 75% di danno. Questo è meglio il doppio. Dai! Ah, ma perché abbiamo il demoralize addosso, mi sa, eh? No, lei non ce l'aveva neanche. Grande. Dai. Avrei scommesso. Oh, lanciamo sassi come se ci fosse un domani. Quanta vita ha? 12. 3 sassi ci vogliono. 3 sassi completi. No, Arried. No, non abbiamo abbastanza sassi, mi sa. Potevo togliere il demoralize con Aedis, effettivamente, prima di attaccare. Il sasso ce l'ha. Una granugola di sassi. Mancato. Ma vabbè, lanciamo il sasso. Però io c'ho un C'ho ancora un Inspire. You'll be fine. Good one, thanks. Per cui facciamo un cura. E facciamo un Inspire su Ketil. È un combattimento difficile, ma si può fare. Non può fare il doppio, ok. Però quello almeno lo tira giù. Bravo. Quante curine hai ancora? Due. No, dai, aspettiamo per ora.
Dovrebbe essere safe, non lo so. Non ho messo gli anticipate opening vari. Ah, gli ha tolto fuoco, ok. Ancora, basta. C'è il veleno, c'è tutte cose. È caduto? Cioè, scusami, Hrodgaerda in tutto questo demoralizza. Sono ancora 10, tra l'altro. Porca pupazza. You Vai. messed with the wrong woman. Due ancora curine, una soltanto per sto povero ragazzo. Ma lui è ancora avvelenato in tutto ciò. Poisoned, sì. Allora, tu togli il poisoned, Let me magari. take a look. My thanks. Poi tu invece togli il demoralizzato Good one, thanks. a Ketil e Roskva. Toglilo a Aife. Ottimo. Allora, mi sento abbastanza safe per ora, perché no, no, la I non sta giocando benissimo. Cioè, all'inizio ci ha spiazzato davvero, però per fortuna abbiamo tanti che hanno capacità di curare e questo è buono. Ho il doppio, ognuno con 95. Ci fai sognare, Aife. Vai. Grande. Sono solo più 9, ma uno di questi è Hrodgaerda e mi piace la situazione attuale. Facciamo che li mettiamo tutti. No, non volevo Sveina con l'anticipato opening, vabbè. Quella è dietro, non la becchiamo, vero? No. Ah, sì. No, non è in range. Vadi. Ne rimangono in 8, ma se vengono qua alle mura li tiriamo giù senza troppi problemi. Grande! Due fail incredibili. Ah! Ok, mancato. Però questo demoralizza. Ah, questi tra l'altro sono. Scusate un attimo, ma lei ha. La lancia da 2 o da 1? 2 ce l'ha. Direi che è ora di uscire. No, forse no. Possiamo aspettare ancora un turno. Che ci vengano in faccia, proprio. Allora, qua c'è troppa gente. Tu spostati qui. Tanto non mi sei servita nulla finora. E io. Anche mi sposto magari non dove c'è tutto quel la roba, ma allora Roscoe fai l'ultima cura che hai su Gunnar. No, beh, se no farei Aedis. No, facciamo fare Roscoe. I can fix this.
Poi Hades fai i vari concentra, togli demoralizza, vai. Qui torna indietro Roskva. Allora, tu sei un po' triste, però no, aspetta. Andiamo prima. Qua tu vedi? No. Ma se si togliesse Gunnar? Tu vedresti? No, un corno. Vedi al massimo lui. Col 26%. Vabbè, ci proviamo, guarda. Let me take a look. Tanto sei già molto meglio. Ottimo. Poi ti sposti. Togliamo anche il demoralizzare. Sorry for Vabbè, the non trouble. volevo ad Aife, ma va bene. Bravissima. Ma bravissima, Aife. Ketil mi sa che non serve a nulla in tutto ciò. Per cui Gunnar lo rimettiamo qua. Ketil ho ancora un Inspire. Lo giocherei su lei per fargli togliere il veleno a lui. Let me take a look. Excellent! E vediamo che succede. Adesso dovete venire per forza qua. Se non venite voi, vi tiriamo giù uno per volta. Su, spreca l'attacco quando demoralizza. Guarda che ti veniamo in faccia adesso, eh. Proprio brutalmente. Ah no, l'interrupt non l'ho visto. Scud, bravissimo. Riesci a pizzicarla? Sì. È andata comunque, dai. Non possono più far molto. Ah, c'è un demoralizzatore addosso, per cui riesco a muovere qualcuno per toglierglielo. Sì, ma rischio che poi sia in mezzo ai piedi tutto il tempo. Facci così, allora. Togli il demoralizza a lui. Good one, thanks. Poi Roscoe lo toglie all'altro. Ad Aife. Thanks. Vai. Ah, poi non può spostarsi però, porca pazza. Speriamo che... te pareva. Non riesce, non ci prende. Quello c'è anche lo scudo, per cui... Fatti, deflected. Vabbè, oh, ormai è andata. Critico? E questo lo chiami critico? Pure Gunnar ha detto la stessa cosa.
Tutti su Gunnar. Ok, Gunnar rischia di restarci secco. Non hanno demoralizzato però, per cui abbiamo... No, questi sono con scudo però. Ah, fai che fare Shield Duke su questo. Ah già, c'era l'altra. Me ne ho dimenticato, vabbè. Perché vorrei fare... Allora... No, perché si... niente. Qua in cover con quell'altro. Andiamo, allora, se, o la secchiamo... niente. Posto. Abbiamo tolto la cover. Sì? No, il doppio non può farlo perché si è spostata. Uno. No, ma sono ancora... Chi è che li ha demoralizzati in sto giro? Ok, ciao, ne? Yes! Solo con un unico incapacitato. Siete bravissimi. Abbiamo dovuto usare il Nanding Tincture non tanto perché lui aveva bisogno di cuore, ma perché si era rotto il gioco. L'ultima onda di attaccanti cade e... riconoscendo la sconfitta quando la vedono. Gli ultimi guerrieri da Yelling si ritirano dietro la linea degli alberi e si ritirano. Trovi il corpo di Rödgerda tra i rimanenti dei suoi uomini. Non c'è più cenno della sua arroganza e dei suoi schemi nel suo volto. Sembra che sta dormendo in pace. Ah sì, perché l'abbiamo seccata in tutto questo. Non abbiamo messo... beh, scusatemi, però ormai... non si poteva più salvare, diciamo. Aveva un sacco di robe però addosso, Rödgerda. Allora, raggruppati e discuti della prossima mossa. Tra l'altro qua è già mezz'ora, però... vediamo cosa decide di fare. Ok. Nefia sta tenendo le braccia di Astrid, perché sembra che sennò dovrebbe accadere. Questo è peggio di quello che possa immaginare. Rurik sotto l'influsso di Skule. Come posso essere stata... cioè, come posso aver sbagliato così tanto? Rurik ci ha tradito, non è stato l'altro modo. Non capisco perché lui ci debba aver tradito in questo modo. Penso che... cioè, sento come se un pugnale mi abbia colpito dritto nel petto. Rurik ci ha messo tutti in un gran rischio. Il suo claim su Skjern è forte. Forse più forte del tuo, nonostante tutti i tuoi traguardi. Col supporto di Rurik, Yelling può attaccarci impunemente. Ora o più tardi ce la farà. Ho paura che dobbiamo uccidere tuo fratello. Come puoi dire questo, Sig? Lo conosciamo tutti da quando è un bambino. Ma ora è un uomo grande e volontariamente ha girato le spalle a noi. Dobbiamo agire contro Skule e contro Rurik. Se dobbiamo attaccare Yelling, dobbiamo farlo subito e in modo inaspettato. Sì, concordo. Aspettiamo... prima l'inizio della prima neve e poi attaccheremo. Questo ci darà tempo di raccogliere i rinfornimenti rinforzi dalla Pictavia. I guerrieri di Constantine ci pareggeranno il combattimento.
Allora è deciso, siamo preparati per la guerra. Adesso? Ma io vi saluto un attimo, sono mezz'ora. Pensavo di staccare con la registrazione, ma mi sa che dobbiamo fare tutti di nuovo la volata unica. Io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per non l'avete già fatto. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.